Ringrazio il governatore Rossi e con grande piacere che passo la parola al presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Grazie di cuore, grazie Andrea. Quando mi hanno detto che l'inaugurazione della Laika era lo stesso giorno della visita del presidente Juncker della Commissione a Roma, ho detto peccato che non posso andare. Poi ci ho ripensato e ho detto ma quale migliore presentazione di un bel investimento tedesco in Italia, di una bella cooperazione e utilizzo di fondi europei, di un bello investimento sul futuro della qualità e della qualità della vita, come quello che viene fatto oggi a San Casciano, proprio per dare il benvenuto ai nostri amici europei. Allora, gentile Caroline, innanzitutto grazie a lei, a suo fratello, alla sua famiglia. Lei dimostra e rappresenta una cosa molto bella, e cioè che noi siamo abituati a vedere in questa terra, nel Chiantishire, quindi nel cuore del Chianti, tanti cittadini europei, tedeschi e non soltanto, che vengono a gustare la bellezza della nostra, delle nostre colline, del nostro vino, del nostro paesaggio. Ma quando, come ha avuto l'intuizione di fare, da noi si dice il suo babbo, ora non so la traduzione tra babbo e papà e padre in tedesco, ma insomma la sintesi è quando suo padre ha avuto l'intuizione di acquistare e di fare un investimento, ha dato un messaggio molto bello, cioè che questa terra non è soltanto la terra per farci le vacanze, ma è una terra per gli investitori di tutto il mondo per investire sul futuro. Di questo vorrei ringraziare lei, la sua famiglia, e darle di cuore di nuovo il segno della nostra vicinanza e della nostra amicizia. A Martin voglio dire che i numeri degli investimenti stranieri in Italia sono cresciuti molto. Tra il 2013 e il 2015, do un numero per chi ci segue da casa, noi siamo passati in Italia da 12 miliardi di investimenti stranieri, anno 2013, dove le cose non sono andate granché bene, a 74 miliardi lo scorso anno. Da 12 a 74 miliardi, è una svolta. In alcuni casi, come per Laika, con il controllo in mano a degli investimenti stranieri, nei due terzi con partecipazione di minoranza. Segno evidente che l'Italia è tornata a essere attrattiva, è tornata ad essere un partner affidabile anche per gli investimenti, da 12 a 74 miliardi. E voglio dire a Martin che non soltanto c'è questa disponibilità per l'oggi, ma anche per il domani, così vediamo se aiutiamo anche altri a fare investimenti in Italia. In quest'anno una delle misure più importanti è il cosiddetto superammortamento, cioè chi fa investimenti in azienda, chi non mette i denari in tasca ma li rimette nell'azienda, avrà un ritorno del 140% anziché del 100%, è una misura che sta funzionando molto dai primi segnali che abbiamo. A Andrea e Luca dico che adesso devono vendere un sacco di camper, quindi forse dovremmo fare un ragionamento come sistema paese diverso, anche riprendendo le considerazioni che ha fatto il presidente Rossi sui numeri della camperistica in questa zona. Noi abbiamo un modello turistico che cerca di non privilegiare i camping ed è un errore. Da noi il camping deve fare il salto di qualità, abbiamo visto qualcosa del genere a Firenze, Dario lo sa molto bene, ma quando il camping è di qualità attrae un turismo sostenibile, un turismo ben impostato, un turismo che non è necessariamente un turismo povero, di per sé non c'è niente di male, ma non è necessariamente un turismo povero, è un turismo di qualità, di sobrietà, e che è molto forte in alcuni paesi, per esempio nel nord Europa, e che da noi invece è molto forte soprattutto in alcune zone, penso al nord-est. Ci sono pezzi di nord-est che sono molto forti sui camping e sui camping di qualità, ma che è una straordinaria occasione di sviluppo, soprattutto per... Lei c'ha un camping da aprire, perché lei è in pieno conflitto di interesse, segnalo. Ma è così, e questo vale soprattutto per il centro e per il mezzogiorno d'Italia. Quindi questo è un tema sul quale dovremo fare un buon lavoro. A Massimiliano, a Enrico, ai sindaci, a partire ovviamente dal sindaco di Firenze, ma anche ai sindaci di Tavarnelle, che non si sentono, perché oggi sono almeno, vedo tre sindaci di Tavarnelle
Io sorrido, ma in realtà quando vedo il sindaco Fusi, che era sindaco quando ero presidente della provincia, ricordo Andrea Barducci, che non so se c'è qua, ma che fu molto importante ai tempi della provincia, le prime discussioni sulle autorizzazioni, e c'era da mettersi le mani nei capelli. Ecco, voglio dire una cosa positiva ai sindaci, e la dico anche agli imprenditori e a chi ci segue da casa: con la riforma della pubblica amministrazione finalmente cambiano le cose. Tempi certi, 150 giorni al massimo per dire sì o no, non più anni, perché come avete visto la prima pietra qui, ho letto bene, 10 giugno 2014. Questo vuol dire che quando si dà il via, quando si scansano le trombe etrusche e quando si scansano reperti altrettanto antichi quali alcune regole, che sono talvolta più anziane, anche più vecchie delle tombe etrusche, alcune delle regole italiane, è quando si riesce a partire dalla prima pietra, l'abilità, la capacità, la qualità del lavoro, come ci è stato spiegato, dà dei risultati importanti. Ma dobbiamo semplificare. Allora, la inaugurazione di Laica serve anche per dire che nel momento in cui i decreti della riforma della pubblica amministrazione saranno attuati, ormai è questione di qualche settimana, ci sarà una rivoluzione. La pubblica amministrazione non avrà più la figura, la funzione del blocco, ma diventerà paradossalmente il metronomo degli investimenti, e questo sarà molto molto importante. Infine, ma sono già stato fin troppo lungo, quello che deve accadere nelle prossime ore e nelle prossime settimane in questo nostro meraviglioso paese è anche dare un messaggio che è importante la grande industria, è fondamentale, ma dovunque si giri ti dicono, parlo a livello mondiale, ti dicono: ma che bello il sistema delle piccole e medie aziende che l'Italia ha. Allora, su questo, sul sistema delle piccole e medie aziende, noi dobbiamo fare una riflessione, perché è il cuore e il motore dello sviluppo del nostro paese per i prossimi anni. Noi abbiamo un sacco di straordinarie belle aziende che hanno qualità da vendere. La qualità è rappresentata da questo edificio, naturalmente, ma soprattutto dalla qualità delle lavoratrici e dei lavoratori, che fanno bene a fare cose belle. Cioè, cos'è la caratteristica di chi del made in Chianti? Che si mangia bene, si vive bene, si beve bene, si dorme bene, ma si lavora bene. Ed è la caratteristica più importante delle piccole e medie aziende che noi abbiamo. E accanto a questo però deve essere dato un messaggio: questo sistema, che poi è fatto in alcuni casi di distretti, in alcuni casi di filiere, va non soltanto preservato, ma va incoraggiato. Non è vero che il futuro è solo dei grandi. Poi questo non vuol dire che non si debba dedicare attenzione alle grandi aziende che ci sono, a valorizzarle, a farle crescere, a incentivare le fusioni, a incoraggiare tutto ciò che è grande nella capacità di mettersi insieme. E qui c'è una grande azienda che ha acquistato l'intuizione di Laica, e anche questo poi la dice lunga sulla straordinaria fantasia. Uno vede il cane che parte sullo spazio e dice: sai che faccio? Faccio un'azienda di camper, di caravan su questo. È la dimostrazione anche che siamo gente fantasiosa da queste parti. Però il punto chiave è che le piccole e medie imprese vanno aiutate, semplificando, incoraggiando a ridurre la pressione fiscale. Questo è un fatto fondamentale. Poi quello non vuole che si elimini l'IMU, quello non vuole che si abbassi il costo del lavoro, quello c'ha da ridire sugli 80 euro. Però alla fine c'è una novità, che negli ultimi due anni in Italia le tasse hanno iniziato ad andare giù. Tant'è vero che devono inventarsi le balle per raccontare che stanno salendo. Ho letto qualcuno dice: no, forse aumenta le tasse sugli ascensori. Se facessimo le tasse sui procurato allarme avremmo risolto il problema del debito pubblico italiano. Sono tutte cose che non stanno né in cielo né in terra, assolutamente false. Le tasse vanno giù, e il fatto che le tasse vadano giù è il primo grande incoraggiamento per le piccole e medie imprese. Allora, ho finito. Io sono stato in questa settimana in tre luoghi. Non potevo che tornare a casa per chiudere questa settimana, che è la settimana dei due anni. In primo luogo sono stato a Chieti, ho trovato un'azienda straordinaria, si chiama Walter Tosto, 450 dipendenti, molti assunti con il Jobs Act, 180 assunti con il Jobs Act, erano di cooperative esterne, molti erano precari che hanno finalmente un lavoro. Questo è un signore di Chieti in Abruzzo, che era un fabbro, che era il fabbro del paese, e che crea dal niente un'azienda che oggi fa il 99% di prodotti all'estero.
nel cuore dell'Italia del Mezzogiorno, nel cuore di un'Italia che spesso viene considerata poco. Poi mercoledì, in occasione della settimana della moda, mi sono fermato a Lodi, un'azienda che fa dei numeri strepitosi sulla cosmetica e che è una delle 5 aziende leader nel mondo sui profumi e la cosmetica. È un'azienda che continua a crescere, anche in questo caso assunzioni agevolate dal Jobs Act, ma un'azienda che dimostra che dal cuore del nord si può guardare al futuro del mondo, non soltanto del paese. E oggi qui, con la differenza che oggi è un investimento straniero. Quando noi diciamo che nel rapporto con la Germania e con gli altri paesi europei occorre più flessibilità, vi do un dato, con la flessibilità del 2015 noi abbiamo aumentato l'export in Germania dell'1%. Ma abbiamo aumentato, grazie all'aumento finalmente dei consumi, l'import del 7,6%. Paradossalmente questo vuol dire, per chi è esperto di numeri, che il PIL si abbassa, perché l'import ha un effetto depressivo, cioè se cresce l'import significa che abbassa il PIL. Ma vuol dire che la tradizionale relazione tra Italia e Germania è una relazione in cui paradossalmente la flessibilità ha visto diminuire il PIL, ma aumentare gli scambi e quindi aumentare le occasioni di lavoro e quindi aumentare la possibilità di combattere la disoccupazione. E quando vediamo i dati come quelli del 2015, più 764.000 contratti a tempo indeterminato, vuol dire che finalmente l'Italia si sta rimettendo in moto, che attraverso le riforme non ce n'è più per nessuno. Riforme di vario genere, ieri avete visto quella sui diritti civili, ma riforme che vanno comunque nella direzione di dire che cosa? Che l'Italia deve essere pronta a affrontare il futuro. Ecco, il video che abbiamo visto della Laika ci dice questo. Siamo partiti dall'alto, dallo spazio, siamo arrivati in Italia, a San Casciano, Tavernelle prima, San Casciano. Abbiamo visto che cosa è avvenuto in questi meno di 2 anni di lavoro, uno stabilimento all'avanguardia, un gruppo che ci crede, 3.000 lavoratori, percentuali di crescita, mi spiegava l'amministratore delegato, che continuano a andare su, un mercato che è interessante, un distretto che funziona, degli amministratori che sono pronti a fare la propria parte. E allora, diciamolo con chiarezza, smettiamo di lamentarci soltanto, mettiamoci al lavoro come hanno fatto e stanno facendo i lavoratori di questa realtà, che voglio salutare e a cui voglio dare il mio grazie e il mio in bocca al lupo, e mettiamoci al lavoro con una consapevolezza che se l'Europa smette di girare intorno ai problemi e affronta le questioni vere con determinazione, con coraggio, con entusiasmo, non ce n'è davvero per nessuno e saremo in grado di tornare a essere quello che siamo stati, l'Italia un paese leader nel mondo e l'Europa un punto di riferimento di civiltà e di valori per tutti. Siate i benvenuti, grazie per i vostri investimenti e naturalmente ci aspettiamo che da lunedì ce ne siano ancora sempre di più, perché se c'è una caratteristica dei toscani e dei chiantigiani in modo particolare è che a noi l'appetito viene mangiando, abbiamo ancora più voglia di futuro, abbiamo ancora più voglia di domani, abbiamo ancora più voglia di lavorare insieme. In bocca al lupo a tutti noi. Ringraziamo ancora.